abbiamo trovato questa piazzetta che è stata per tanti decenni vissuta e attraversata soprattutto da Wanda Ferragamo, ma stando a quello che mi hanno detto gli amici della famiglia Ferragamo, Ferruccio, Giovanna, Leonardo, un luogo amato molto anche da Salvatore. In effetti siamo a due passi da quel palazzo che proprio Salvatore aveva scelto come culla del suo grande immaginifico progetto, separati solo da Ponte Vecchio. Da qui si ha una prospettiva di Firenze straordinaria. Si può intravedere l'Arno, si vede la prospettiva del ponte che accompagna lo sguardo verso la cupola del Brunelleschi. Un luogo romantico, come sapeva essere la signora Wanda, un luogo fatto di bellezza, di storia, come la famiglia Ferragamo e l'azienda Ferragamo sanno incarnare. È difficile esprimere la gioia, l'emozione, perché mio padre e mia madre adoravano Firenze, mio padre la scelse tanti anni fa. Credo che sia una gioia essere qui e ricordarli, pensare che oggi loro entrano nella storia di Firenze per quello che hanno fatto, e siamo molto felici. Leggere una targa dedicata a loro sarà bellissimo.